Bene, buonasera. Un breve recap per i poveri malcapitati che si sono persi la prima puntata di questa docufiction su una rana, che sarei io. James è una rana. James voleva essere un pesce, ma adesso James ha accettato di essere una rana. Vabbè, accettato, parole grosse. Comunque, la sintesi è: James è una rana e finora non è successo niente di buono. Capitolo 5. Lucia, amore mio. Lucia ed io ci siamo sempre amati fin dalla tenera infanzia. Solo che Lucia non lo sa, non ha mai capito di amarmi. Sì, Lucia e io ci siamo sempre amati, è vero, però Lucia trova che io sia, e la cito, uno spregevole e inutile coglione. Ecco, voglio subito riconoscerle una lucidità di pensiero che io non ho. Lucia è un pesce sposato, una madre, cambia con amore la benda da pirata a King P, soffre in silenzio per la morte di Fausto e mi dedica una meravigliosa, profonda, glaciale indifferenza, così totale, così assoluta che deve significare altro. Ovvero che Lucia mi ama, e però mi ignora. Lucia mi ignora, io non esisto. Lucia mi ignora così da quando siamo nati. A volte credo di essere diventata la rana stronza e sociopatica che sono solo per colpa sua. Ma adesso che sono presidente del consiglio del laghetto, le cose stanno per cambiare. Io mi farò Lucia, la ruberò a King P, lo umilierò. Distruggerò la serenità dei loro 60 figli e finalmente sarò felice. La mia felicità è il primo punto del mio programma politico. Che importa se gli altri sono felici, se poi io non lo sono? Che importa se la mia felicità richiede che io calpesti chiunque abbia attorno senza alcun riguardo e senza alcuna empatia? Io merito di essere felice, lo merito perché sì. Oddio. Ora che ci penso, qualche razzista fra di voi potrebbe obiettare che Lucia è un pesce e io una rana. Stronzi. L'amore vince su tutto. Vincerà anche su Lucia, perché se c'è una cosa che ho imparato è che io non devo sentirmi in colpa per non avere alcuna buona qualità. No, io non devo provare vergogna per riuscire sempre ad essere il peggior me possibile. No, io vado bene così perché sì. Ed è con tutta l'arroganza di cui sono capace che invito Lucia a cena. Chiedo alla signora Pescia di mandarle un gigantesco bouquet di alghe. Lucia naturalmente lo rimanda indietro e non si presenta. Mangio licheni in salsa di moscerini in silenzio e bevo, bevo, bevo. E mentre bevo, folgorante e improvvisa, mi colpisce in faccia la verità, ovvero che Lucia è un pesce. Anche lei è un boccheggiante, ottuso, orrido, squamoso, pesce di merda. Come King P, come Fausto, come il mio degradante elettorato. Orrore. Bevo ancora. Per tutta la mia vita ho amato un pesce. Lucia, amore mio, come ho fatto a non accorgermi che eri solo un pesce? Bevo, bevo e prendo la migliore decisione della mia vita, ovvero quella di andare sotto casa di Lucia. Più mi avvicino, più bevo, più le mie idee diventano chiare, così chiare che mi viene da ridere, ma anche da pisciare. E decido di pisciare sul palazzo del comune del Laghetto. E siccome sono poeta, decido di fare una composizione di piscio sul portone. Pesci di merda. Oh, e proseguo, continuo a nuotare, nuoto e nuoto verso casa di Lucia e King P. Mi vedo nel riflesso di un sasso e mi trovo bellissimo. Però per sicurezza bevo ancora e noto un piccolo parco giochi per pesciolini e decido di cacare sullo scivolo. E via, proseguo, nuoto verso casa di Lucia e King P, che è sempre più vicina, anzi io la vedo in lontananza. E a questo punto, senza alcuna apparente motivazione, comincio a urlare, delle urla raccapriccianti. Pesci! Maledetti pesci di merda! Dio come li odio. Ma li odio? Bevo ancora? Sì.
Sì, li odio. E arrivo davanti a casa di Lucia e la vedo attraverso le finestre. Li vedo. Vedo tutto quello che non posso avere. Vedo tutto quello che non posso essere. Lo vedo, mi odio. Alzo il volume, chiudo gli occhi e inizio a ballare. Give me that stuff, that funk, that sweet, that funky stuff. Give it to me. Give me that stuff, that funk, that sweet, that funky stuff. Give it to me, give it to me. Give it to me, give it to me. Give me that stuff, that sweet, funky stuff. Tutto quello che faccio quella sera viene ripreso da telecamere. Telecamere che ho fatto installare io per via della mia promessa elettorale: più sicurezza per il laghetto. Telecamere al palazzo del comune del laghetto. Telecamere al parco giochi per pesciolini. Telecamere sotto casa di Lucia, questa è un'altra storia. Comunque, su ogni TV di ogni schermo del laghetto ci sono io che piscio, caco e urlo pesci di merda. Ecco, allora dunque, a ripensarci, non le migliori idee che io abbia avuto. L'accusa è grave. Trasformismo politico. A nulla vale il mio umiliato e accorato appello in TV. A nulla vale il mio contrito pentimento sui giornali. A nulla vale urlare in piazza contro le banche, blaterare cose sui poteri forti, sputacchiare accuse dirette al cambiamento climatico, alla Chiesa Cattolica, agli immigrati. Niente. Niente di niente. Capitolo 6. Sale assistant al reparto pesca. Ecco, forse anche giustamente vengo nuovamente allontanato dal laghetto. Inoltre il mio curriculum vitae a Decathlon. Il mio è il gesto di un suicida. Credo sia la fine. Credo non possa capitarmi nulla di peggio che cliccare invia dopo aver compilato la sezione... Dai, parlaci di te. Sì, dunque, beh, allora, io, salve a tutti, io sono James, sono una rana, i miei punti forti? Nessuno. Beh, sono una rana solare, bugia, e mi piace lavorare in team, bugia. E le mie passioni? Quella zoccola di Lucia, beh... Sicuramente la vita all'aria aperta. E io amo il cambiamento, lo schifo con tutta me stessa. Sono bilingue e adoro viaggiare. Ma cosa cazzo sto dicendo? Grazie. Grazie. E invio. Sì, beh, credo, ecco, no, sono fermamente convinta che non possa capitarmi niente di peggio. Però come sempre sbaglio ed eccomi qua al colloquio conoscitivo. Apro la porta dell'ufficio al secondo piano del Decathlon che sta lungo la superstrada, poco lontano dal laghetto. E James, la store manager fissa con aria perplessa verso la porta. Non vede nessuno perché sono alta 5 centimetri, cazzo. Eccomi, opla! E con un balzo poderoso mi accomodo sulla sedia girevole. Per via del balzo, essendo girevole, la sedia prende a girare. Io però resto immobile ed elegantissima. E mentre la sedia gira, fisso con estrema professionalità la store manager negli occhi. Indosso la mia cravatta rossa e le scarpe nere lucide. La cosa migliore sarebbe se un aereo precipitasse ora su Decathlon, uccidendoci tutti. Fuoco ovunque, esplosioni, corpi smembrati, budella, grida lancinanti, morte certa. La store manager mi fissa. Credo non abbia visto la mia foto nella sezione. Facci vedere chi sei! Come sempre, quando sono imbarazzata, inavvertitamente gracido. Segue un lungo silenzio.
nel quale ci sorridiamo con disagio e ostentazione. Più lei sorride, più io sorrido. Più io sorrido, più lei sorride. Più lei sorride, più wow, 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 wow. James, lei è una rana. Segue un secondo silenzio, nel quale continuiamo la sfida dei sorrisi. A questo punto gli angoli della bocca mi tremano vistosamente. Sì, una rana, ridacchio. Segue un terzo e ultimo silenzio sorridente, nel quale comincio ad avvertire qualcosa. Credo sia un principio di infarto. Speriamo bene. Bene, 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 bene. Io sono Marla, e la store manager, e voglio subito dirle, James, che qui da noi siamo tutti amici della diversità. Qui da noi, a Decathlon, siamo come una grande famiglia. James, non se lo dimentichi. La nostra parola chiave? Inclusività. Oh, James, caro, posso chiamarla John, Johnny, Jimmy, Jim, James? Posso chiamarla James? Non importa, lei comincia lunedì. E così vengo assunto come commessa al reparto pesca. Alle umiliazioni della vita non c'è mai fine. Ripenso con dolore alla gloria e alla fama della mia breve parabola politica, al mio loft sopra i giunchi, a quel meraviglioso sentimento di superiorità che provavo. Ripenso a Lucia. Forse una delle canne da pesca che venderò qua verrà usata per pescarla. Dio mio, sarebbe una tale tragedia. Gran finale, il principio della rana bollita. E scopro così questa cosa che si chiama il principio della rana bollita. Tenetevi forte, si tratta di scienza, una cosa vostra tutta umana, e di filosofia, anche questa un'altra cazzata tutta vostra. Comunque, funziona così. Immaginatevi di chiamarvi William Thompson Sedgwick, per gli amici Tom, e di essere un biologo americano della Johns Hopkins University. È il 1888 e vi annoiate. Un bel mattino decidete di fare una bella passeggiata nei giardini dell'università. Sbuffate. Dio, che palle la natura, pensate. Poi però sentite un buffo gracidare di rana, vi incuriosite e vi inoltrate nel canneto. Non vi accorgete nemmeno di essere finiti con i piedi nell'acqua. Siete in mezzo a un laghetto e non ve ne siete neanche accorti. È una visione inaspettata, come inaspettato è lo sguardo che vi scambiate con la rana la cui testa spunta da sotto il pelo dell'acqua. Gracida, vi fissate a lungo, a fondo, con un'intimità e un'intesa che vi eravate immaginati di poter raggiungere solo con una donna. Ma non è mai successo, ma andiamo avanti. Voi e la rana. In quel guardarsi c'è un riconoscersi di fondo, un senso di amore, di vita, di appartenenza. Vi sentite bene, in armonia. E allora allungate le braccia verso la rana. E quando le vostre mani si stringono attorno al suo corpo anfibio, la rana pensa: oh, porca puttana. Ma è già troppo tardi, perché voi avete già deciso di fare un bellissimo esperimento scientifico. Avete avuto una clamorosa intuizione. No, non portate la rana nel vostro laboratorio. No, è mattino presto. Vi guardate intorno con fare guardingo e con la rana stretta fra le mani correte goffamente verso le cucine della mensa dell'università. Non c'è nessuno. E in silenzio col cuore in gola vi avvicinate al pentolone che sta sui fornelli. È vuoto, però dentro ci sono residui di un minestrone, cipolle, patate, zucchine. Non avete il tempo di svuotarlo, siete troppo eccitato. Così lo riempite di acqua fino a metà. Poi, con estrema delicatezza, mettete dentro la rana. La rana galleggia in mezzo alla verdura e pensa: ah, tutto qui. E prende a nuotare, placida e tranquilla, un po' di qua e un po' di là. E a quel punto voi accendete il fuoco, un fuoco basso, tenue, e iniziate a bollire la rana. Lo fate lentamente, senza fretta, e la rana non si accorge di niente. Sorridete,
La vostra intuizione era giusta. Il cambio di temperatura è talmente graduale e lento che la rana non sa che cosa le succede. E più l'acqua si riscalda, più lei perde le sue forze, più le sue possibilità di salvarsi alla fine, quando capirà, perché lo capirà, saranno svanite. Dopo circa mezz'ora, senza essersi mai mossa se non per nuotare un po' di qua e un po' di là, e senza mai aver tentato la fuga, la rana galleggia a pancia in su, bollita. È bellissimo. Avevate ragione, sapevate che sarebbe successo, ma ancora non sapete perché. Lo avevate intuito solo guardandola negli occhi. Ora, questo vostro esperimento lo chiamate in un modo molto altisonante, perché chiamarlo "oh, che gran voglia di bollire una rana" suona male nel mondo scientifico, molto male. Così l'ho intitolato in modo altisonante: "On the variation of reflex excitability in the frog induced by changes of temperature." Non sapete perché, ma col tempo questo vostro esperimento diventerà una sorta di leggenda e poi una metafora, e un certo Noam Chomsky ne farà addirittura un principio filosofico, sa il cazzo cosa possa voler dire, il principio della rana bollita, appunto. Ora però torniamo a me, James la rana. Onestamente io di questa storia non sapevo niente, infatti lo scopro da Marla una sera a casa sua, dopo che mi ha invitato, allungato le sue belle braccia paffute verso di me, mi ha preso e ha detto: "James, caro, vieni a casa con me." E così eccoci qua a bere vino rosso su un bel divano blu cobalto. Marla parla molto, mi racconta di questi incredibili esperimenti scientifici, mi racconta di come di fatto ad oggi non ci sia la certezza che siano veri, mi racconta di quanto è felice di avermi conosciuto. Mentre l'ascolto parlare, io mi accorgo di essermi arreso. Sono una rana modesta, con zampe modeste e con bassissime aspettative. Sono una rana viva quanto basta. Sono quel che sono. Posso essere tutto, così mi dicono, ma proprio tutto. Un astronauta, un quasi omicida, un presidente del consiglio, un commesso a reparto pesca. Posso essere qualsiasi cosa, tranne ciò che volevo essere. Volevo solo essere un pesce. Arrendersi, finalmente. Che bene, che serenità. E ora immaginatevi, d'un tratto, di stare nuotando. Non siete più sul divano. E però sentite ancora Marla parlare. Voi nuotate, senza più farvi domande, senza sapere perché, in un laghetto. È un laghetto bellissimo, pieno di giunchi verdi, ninfee violacee, e laggiù il sole che tramonta. Sembra proprio il vostro laghetto, e c'è da dire che la temperatura dell'acqua è gradevolissima. Nuotate, senza chiedervi perché, senza sapere dove andare. Vi guardate attorno, e attorno a voi ci sono tante rane identiche a voi, che come voi nuotano, ed è molto, molto rassicurante. È una giornata bellissima, perché non capita assolutamente nulla. Certo, è vero, l'acqua ora è un pelo più calda, vi sembra. Che volete che sia? Nuotare si nuota, da qualche parte si va. Sorridete, senza sapere perché, osservando la superficie dell'acqua così netta e liscia, e via che si va! Da che parte facciamo di qua? Ma si dai di qua! Bisogna dire che l'acqua ora è caldina, sì, le gambe si stancano, i muscoli si irrigidiscono, si tendono, qualche spasmo, ma dai, dai che andare si va! Siete rane e nuotate. Oh, che bella ninfea. Oh, che bella serata. Oh, che belle le stelle lassù. E il cuore comincia a rallentare. E vi pare come di vedere meno, di vedere sfocato. O di vedere. E basta. E per quel che ora vedete, no, non siete affatto in un laghetto. E no, quelli non sono giunchi verdi, ma zucchine. No. Quelle non sono ninfee violacee, ma pezzi di cipolla che vi galleggiano attorno. No, quel sole che tramonta è una patata.
E dove sono tutte quelle rane, identiche a voi, che come voi nuotavano? Eccole, è il vostro riflesso, moltiplicato e deformato centinaia di volte nel lucido acciaio inox. E pensate, oh porca puttana, ma è già troppo tardi. Ora vorreste nuotare, ora sapreste dove andare. E però sentite questa cosa nuova che vi impedisce di muovervi. E come galleggiate bene ora, a pancia in su, fissando Marla negli occhi che parla e parla e parla. E quante bollicine nell'acqua, bollicine trasparenti, e tutto balla, e tutto bolle. Ballano le zucchine, le cipolle, le patate, e voi ballate e bollite. Immaginatevi, che ridere, non ve ne siete accorti? Eh no, non avete fatto in tempo a saltare fuori dalla pentola? Eh no, del resto nemmeno lo sapevate che si poteva sopravvivere o addirittura vivere. Del resto un pesce è un pesce e una rana è una rana. Buio.